Il talk show condotto da Maurizio Vanni sale in cattedra per parlare di arte e impresa, un incontro che ha visto i protagonisti, tra cui Giuseppe Basso, direttore generale di Cinecittà Studios, e Elisa Fulco, curatrice della Fondazione Borsalino, confrontarsi sul significato di questo rapporto, particolarmente importante in Italia. L'idea nasce nell'ambito del ciclo di incontri intitolato proprio Arte e impresa, dalla partnership al marketing emozionale, organizzato dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media di Tor Vergata, che ha scelto il glamour per chiudere la stagione con un sofisticato cocktail. È un incontro necessario perché in passato sono stati due mondi separati, ognuno andava per la sua strada e le nostre imprese non riuscivano a cogliere l'importanza del nostro patrimonio artistico e culturale, che invece è un potentissimo strumento di promozione. Dalla produzione alla promozione, il ricorso all'arte assume un'importanza strategica per l'impresa, il cui obiettivo non è più convincere il consumatore a comprare il prodotto, ma è colpirlo emotivamente, creando un oggetto che non solo sia funzionale a soddisfare il suo bisogno, ma a dargli piacere. Questo sviluppo si è avuto soprattutto da quando la pubblicità classica, che assorbiva praticamente il 100% degli investimenti in comunicazione, ha mostrato i suoi limiti e che l'ha portata oggi a rappresentare meno del 50% degli investimenti. Perché l'impresa decide di rivolgersi all'artista? Noi diciamo nell'azienda dove ho lavorato io per 40 anni, che è la Piaggio, gli artisti vivono in azienda, sono parte integrante del tessuto. Il progettista che disegna un nuovo veicolo deve avere un contenuto artistico. Lavorano insieme ingegneri, architetti, stilisti, perché è solo così che si riesce a ottenere l'obiettivo che le dicevo prima. Il prodotto deve nascere con un contenuto contemporaneamente tecnico e emozionale. Un ingegnere è capace di fare il nostro lavoro. Noi dobbiamo dare una dimensione tutt'altra. Dobbiamo colpire l'emozione della gente. Dobbiamo colpire l'emozione attraverso tanti argomenti diversi, che siano argomenti o storici o di riferimento alla natura o di riferimento a degli elementi molto sensibili. Nel momento in cui lei deve pensare a un prodotto che debba poi essere venduto sul mercato, il suo modo di fare arte cambia, è differente? No, diciamo che mi diverte, mi coinvolge anche per altre opere, perché pensare l'idea, per esempio, di un volto, cioè un disegno, una figura, una composizione che verrà poi indossata, quindi da un soggetto che lo porterà durante il giorno, la notte, non so, in quell'occasione, rappresenta un ulteriore stimolo, sì. Del resto, Andy Warhol diceva: il tipo d'arte più affascinante è essere bravi negli affari. Quali sono le peculiarità specifiche del marketer del nuovo millennio? Il marketer del nuovo millennio è un marketer che ha contaminato in qualche modo le vecchie teorie, le ha aggiornate, le ha ibridate. E quindi è un marketer che deve anche saper gestire dei linguaggi molto diversi, che non sono solo quelli di una vendita, che non sono solo quelli di una vendita spinta, sono quelli di gestire un processo di impresa che molto spesso vede al suo interno la collaborazione appunto con operatori che fino a poco tempo fa non venivano appunto contaminati dall'impresa stessa.